Oddio, mi arrestano. Accidenti, Trepossi, proprio lui. Che fai? Come va? E là. È situazione poco allegra. Si ha la sensazione di un'angoscia collettiva, si vive allo scoperto. Mm-hmm. Sbaglio, mi hai cercato per telefono, più di una volta mi pare. Sì, ma sei sempre in riunione. Per quel benedetto premio Capranica. Ci concorri anche tu? Non so, decide l'editore. Comunque sia chiaro che non ti telefono per questo. Lo credo, figurati. Per sentire un tuo parere su quella mia idea, sai quel progetto di riprendere l'inchiesta? Sì, chi me l'ha detto? Un'inchiesta sull'egoismo, un'idea. Era un'idea, perché oramai ti sei fatto mangiare la pappa in testa un po' da tutti, mio caro. Comunque telefono, insisti, ci vediamo. Parliamone quanto vuoi. Ma sei sempre in riunione. Sandro, ma non vedi come va in giro? Quando diventerai un po' più ordinato? Oh, se avessi sposato un ragioniere. Sandro, ma cosa fai in questo stato? Sei matto, vieni via. Ma dico. Porca miseria, che incubo. Però bello, L'incomunicabilità. Come fanno a leggerti dentro se non si accorgono neanche che sei in camicia di fuori? Ma si capirà. Meglio. Meno ti capiscono e più ti rispettano. Però l'unico ad accorgersi in che condizioni ero, chi poteva essere? Peppino. Quel candido, quel puro, quell'entusiasta, quel generoso, quel grandissimo fesso di Peppino. Scostumato. E lui non voleva distrarli dallo schermo. Dice a me. Guardi, gliela presto io la giacca. Ma scusi, ma perché lei vuol prendermi in giro? No. Ma che fa? Ma io stavo uscendo, a lei senza giacca non la fanno entrare, mica può entrare senza giacca. No, senza giacca e non allora, può entrare, no. La vuol prendere questa pensione, sì o no? Coraggio. E lei? Ma io ho fatto 3/4 d'ora d'anticamera, 1/4 d'ora più uno meno. Vada, l'aspetto qui. Guarda. Beh, ma adesso, dottore, no, dica adesso qui dentro, senza giacca, mi scusi. Non ci può stare nemmeno lei. Al sole. Peppino, mio caro. A proposito, speriamo che venga alla stazione se non mi tocca prendere un taxi. Il guaio è che per ogni angelo come Peppino ci sono 1000 figli di vacca come me. E come Trepossi. Sandro, sono molto preso. Telefonami domani. Deve attraversare? Sì. Un cieco!
Prego, figliuolo. Non merito tanto. Recito il non sum dignus. No, lei è sempre stato un buon cristiano. Grazie. Dio è buono. Dio vi protegge. Dio vi protegge. Mi protegge. Dio è buono perché protegge te. Trepossi, mi fai schifo. Carissimo Trepossi, arriva adesso la prima telefonata per te. Sì, sì, aspetto, fai con comodo. May I help you? No, thank you. No? Peppino, stai bene? Sì, tu le valigie? Pronto, caro. Ma certo, dammi solo un appuntamento. Guarda, guarda pure. Ho tutto il tempo. E va bene, aspetto i 5 minuti. Oppure magari ti richiamo, Archimede, il mio sogno, chi se ne frega. Ariston, le schiave esistono ancora, ciccia. Barberini, Bologna, Capranica, Capranichetta, una mandria di bufale. Figurati. Dai, passa al fianco. Ah, c'è come sposare un primo ministro. Ariciccia. Beh, adesso ti saluto, Sì, stammi bene. Aspetta che te voglio far di ciao pure da Spartacuccio. Ciao, papà. Ciao. Ciao, papà. Ciao. Ciao, su. Ma la devo spuntare. Scusami, sa. Ciao, papà. Mannaggia, a costo di pigliare l'altro treno, ma te devo far di ciao. Sì, ma ciao papà, ciao! Mondial, sexy nudo di notte, le solite cocotte. Hai saltato il Metropolitan e vai piano, che fretta c'è? È vero. Sandro, ho la macchina in divieto di sosta. Ho da farti un regalo da sballare. Ah, vieni. Sei in piena forma. Sì, ma se mi abbracci così ci prendo. No, va. Dunque, un regalo per la tua impresa. Sono là dentro. Ah. E guarda, è l'idea migliore che hai avuto in vita tua, A condizione di metterci tutto, però, il bene e il male. Non devi mica raccogliere soltanto immondizie. Hai mezz'ora, ti porto. Mi ringrazierai. Ma dove mi porti, adesso? Sì, mezz'ora, un'ora al massimo. Ma che dici? Mi sembri matto. Fidati. Ma almeno mi dirai di che si tratta. T'ho detto fidati. E dove andiamo, me lo dici? A Grotta Ferrata. A Grotta Ferrata? 30 chilometri. Ma nemmeno la metà. Già. Ci sono stato questa settimana a correggere le bozze del romanzo. E cosa hai scoperto? Una colonia di nudisti? Bisogna vedere. Arrivi, vedi... E resti affascinato. Mi ringrazierai. Guarda, guarda i lavori che stanno facendo. Cambiano tutte le tubature. In casa siamo rimasti 3 giorni senza acqua. Beh, è stato bellissimo. Davvero. Sì, perché quando si è riaperto il rubinetto ed è venuta giù l'acqua a scroscio, è stata una tale gioia. Non ti dico sconosciuta perché la guerra, ma sai, la guerra oramai è lontana. Certo, una gioia dimenticata. Insomma, quasi una scoperta.